Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Buongiorno da Orlando Ferraris in studio per questa edizione delle notizie. Il ministro della Salute, c'è un segno meno significativo nei casi che però restano ancora molto alti, un segno meno che poi è quello che interessa di più anche sulle ospedalizzazioni, sia in terapia intensiva che in area medica. Sullo stato d'emergenza valuteremo sulla base dei dati, sul Green Pass, strumento fondamentale, e ancora il ministro Giunto, mascherine e vaccini hanno rappresentato le due grandi armi per gestire questa fase della pandemia senza chiusure drammatiche. Il pontefice ospite del programma condotto da Fabio Fazio in diretta dalla sua residenza di Casa Santa Marta ha affrontato il tema delle migrazioni. In Libia ci sono dei lager, l'Unione Europea deve pensare alla politica d'ingresso, poi aggiunge: i genitori devono stare vicini ai figli, non so perché i bambini soffrono, l'unica risposta è soffrire con loro. Sull'ambiente, buttare la plastica in mare è criminale, bisogna prendersi cura del creato. Olimpiadi, Dominique Finschaller conquista la medaglia di bronzo nella prova di slittino individuale, il 28enne di Bressanone chiude le spalle del tedesco Ludwig dell'austriaco Kindle e si prende la rivincita per quella medaglia sfuggita per due soli millesimi 4 anni fa in Corea. Allarme minorenni, il 6,5% fa parte di una banda, il 16% ha commesso atti vandalici in diverse città e allarme per la criminalità di gruppo. Secondo la procuratrice capo dei minori di Brescia Tondino, danneggiamenti, furti, ricettazioni, rapine, estorsioni, risse, lesioni, diffusioni di immagini pornografiche sui social sono i reati più commessi. Sono ragazzi con deficit educativi o gravi problemi in famiglia riconosciuti tardi. In Italia nel 2020 circa 30.000 denunciati. Chiudiamo con lo sport. Serie A, 24esimo turno, Juventus Verona 2-0, Vlahovic e Zakaria infiammano subito la Juve, gol al debutto e 2-0 allo Stadium contro il Verona. Bianconeri al quarto posto, sorpassata l'Atalanta, il Napoli vince, tallona l'Inter, colpo del Cagliari in casa all'Atalanta 1-2, il Toro perde a Udine 2-0. Con questo è tutto, grazie per averci seguito, parte tecnica curata da Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.